Oggi disegniamo una strada in prospettiva, per essere più precisi, un viale in prospettiva. Ci vorrà una squadra, una matita HB, una gomma matita. E poi dopo deciderete voi successivamente come colorare. Vi propongo, se riuscirò a fare un video di colorazione diverso dal solito, magari interessante, cambiare tecnica e non fare sempre colore a matita e pennarello, seguitemi così rimanete sempre aggiornati. Basta che guardiate poi in didascalia del video per vedere se esiste un secondo video con la realizzazione del tutorial di colorazione, perché da quando la DAD è finita la possibilità di fare video lezioni è un po' più ridotta. Allora, ho deciso che l'altezza della linea di orizzonte è a 12 cm dal bordo del foglio, quindi mi prendo le mie misurazioni. Sto usando oggi un foglio ruvido, fuori dal mio solito, perché di solito utilizzo fogli lisci, ma facendo una bella passeggiata all'aria aperta mi sono resa conto che non bisogna sempre colorare nello stesso modo, altrimenti ci si annoia. Quindi propongo poi un tutorial di colorazione diverso. L'anno scorso ho iniziato a inserire qualcosa col pastello a olio, questa volta pensavo di lavorare o a tempera o ad acquerello per la colorazione di questo disegno. Allora, questo punto centrale sarà il mio punto di fuga. Lo faccio così, però poi lo andrò a cancellare. Quello che è importante è che poi devo fare collegare gli angoli, quindi io devo liberare gli spigoli del mio foglio. Mi sposto un pochino così l'inquadratura lo vede. E collegare o lo spigolo, o se non è lo spigolo non succede niente, tranquilli. Abbiamo solo una visuale diversa. Per realizzare il nostro viale alberato, volendolo potete anche spostare, non succede niente. Abbiamo poi delle altezze diverse degli alberi, anzi sembra un pochino più realistico volendo, però per abitudine io ho fatto sempre collegare gli spigoli per rendere il disegno più semplice a tutti i ragazzi con tutte le capacità. Questo punto può essere anche il punto centrale del foglio. In realtà, una volta fatto la prima volta, si comprende che è interessante anche spostare questo punto centrale un po' a sinistra, un po' a destra. Quindi, una volta fatta questa costruzione, adesso la vedete meglio, quindi abbiamo definito il punto di fuga, adesso dobbiamo creare delle linee diagonali per l'altezza dei miei alberi, che posso, sempre per una questione di facilità di comprensione, di rendere sempre più facile questo disegno quanto più possibile, vorrei che questo disegno fosse fatto da chiunque, ovviamente che non abbia diciamo problematiche forti nell'uso della manualità, perché deve sapere almeno poter impugnare una squadra, impugnare una matita e una gomma, per tutti quelli che magari vogliono riprendere a disegnare in maniera divertente, perché la prima parte del disegno è un po' più tecnica, la seconda ho pensato nella colorazione che è il caso ogni tanto di divertirsi, se no che piacere c'è. Quindi colleghiamo il vertice al centro e facciamo la stessa cosa dall'altra parte per rendere il disegno easy, quanto più easy possibile. In questo modo noi stabiliamo l'altezza dei nostri alberi. Quello che è importante, perché usiamo le squadre, e adesso useremo anche qualche piccola misura, perché a furia di disegnare, fare questo esercizio anni e anni nelle scuole medie, classi seconde per l'esattezza, ho riscontrato una tendenza, un errore comune. L'errore più comune è che una volta fatta questa prospettiva, scusate, lo sto facendo troppo velocemente. Allora, se io ho questi assi e poi devo fare i miei alberi, se io dovrò fare questo passaggio adesso, crearmi queste linee rette, altrimenti se non le facciamo, ho visto sempre i ragazzi che disegnavano i miei alberi
che andavano o a piegarsi da questa parte o al contrario nella direzione opposta. Il motivo per cui lo fa all'occhio non l'ho capito. Una sorta di compensazione del fatto che vede queste linee diagonali, probabilmente. Motivo per cui adesso vi chiedo questo passaggio. Fino ad ora vi ho chiesto semplicemente di trovare il centro del foglio, tirare una linea orizzontale che è la linea di orizzonte, la cosiddetta LO. Abbiamo trovato il punto di fuga e stiamo facendo le linee di profondità che determinano l'altezza dei nostri alberi e poi questo che potrà essere un viale oppure una strada ferrata. Quindi continuiamo facendo delle linee verticali. Per avere un riferimento, perché di solito so che chi sa disegnare, io di solito da lavagna faccio vedere già come ho fatto prima, facevo le linee verticali, se ragazzi non vi do le misure, però essendo qui un video passo passo, magari considerate che cosa succede, gli alberi man mano che ci avviciniamo al punto di fuga diventano sempre più piccoli, ma anche sempre più stretti, vicini, quindi potremmo metterci qui come riferimento delle misure, per esempio queste 0,5, queste 1, poi facciamo 2, poi facciamo 4, poi 6, poi 9, poi 12 e poi 15. Facciamo la stessa distanza, facciamo lo stesso principio specchiato, quindi prima metà, poi facciamo 1 cm, ecco, mettiamoci i numeri scritti così ce lo ricordiamo. Questo dovrà essere 2. Questo abbiamo fatto uguale, ma facciamo 2,5, me lo prendiamo, gomma matita, 2,5, questo era 2,5, ok, quando il bello della diretta, ok, facciamo così, 2,5, qui facciamo 4, qui modifichiamo, forse è un po' troppo 4. 2,5 perché poi ci sarà, questo è l'asse dell'albero, 2,5, possiamo fare 3,5, effettivamente 3,5 e poi lasciamo 5, quindi abbiamo detto 0,5, 1, poi facciamo 1 da 2, 2, questo è 2,5, questo è 3,5, cioè questo pezzettino, e poi facciamo 5. Tutto questo. Ok. A cosa mi servono queste lineette che ho fatto? Allora, nel frattempo risolviamo anche un altro problema. Allora, adesso ho preso le mie super squame. Sono un po' grandi, però pazienza. Ho preso la squadra da 45 e sono un po' grandi rispetto alle vostre, che di solito mi faccio disegni più grandi, e quella da 60, parliamo degli anni chiaramente, 30 come volete definirla. E allora noi dobbiamo realizzare delle linee qui verticali. La cosa importante, allora io in classe faccio utilizzare un foglio che ha il contorno, che ha la cosiddetta squadratura. Cosa succede? Se non ho la squadratura, io devo avere una linea di riferimento. Questa linea è stata fatta con una misurazione ben precisa, quindi questa linea è corretta. Quindi prendo la mia squadra e gli dico: senti, questa linea è giusta, allineati. Quindi metto la riga, deve passare. Io devo intravedere la linea, faccio uno zoom. Quindi vedete che voi vedete questo spiraglio, adesso la sposto per non lasciare troppo. Io devo riuscire a vedere la linea così. La linea si vede. Più di così zoom non posso. Ah, ok. Sposto la camera così lo vedete. Vedete questo filo d'aria qui? Ecco, allineo. Questo è l'allineamento. Blocco. Appena vedo la linea, ma tipo vedo la riga e sopra, proprio sul bordo della riga, vedo la linea. Non è l'ombra, vi assicuro che è la linea. Si
significa che la posizione è perfetta. Ora, siccome la camera impazzisce, cosa succede? Prendo questa mia squadra e la, visto che lei è bloccata e sigillata, io non sto facendo, sono tipo il silicone, la sto bloccando più che posso. Prendo la mia squadra, la faccio scorrere, quando sono sicura che lei è tutta appoggiata su questa, che scorre ma si appoggia su quella, quindi non va storta, deve rimanere dritta perché è appoggiata a lei, quando sono assolutamente sicura blocco la sinistra e posso muovere questa mano e questa linea verticale è perfettamente squadrata. Allora, beh, giusto l'ho fatto in un punto che non mi serviva, rifaccio. E posso fare sempre questo meccanismo, anche adesso, tipo io devo rinnovare, allinearmi, mi posso riallineare o a questa o alla squadra. Ok, quindi si fa questo lavoro. Se la linea mi serve qui sopra, si ruota la squadra. E si ricava la verticale dalla squadra. Facendola scorrere. Ora continuerò il procedimento però con delle squadre più piccole, perché non, queste sono squadre da lavagna. Continua il procedimento, la cosa importante è che riusciamo a fare tutte le verticali. Io utilizzerò vari tipi di allineamento, quindi non ho solo un tipo di allineamento, io ne ho tanti trucchetti. L'altro trucchetto è questo. Anche questa linea abbiamo detto, no, che è allineata, solo che con questo lato non conviene mai. Perché? Perché la squadra non la vedi bene, ti conviene sempre con questo, che può dare bene il discorso anche al contrario. Allineata, no, non devo vedere il bianco, devo vedere solo la linea. Ok, quando è pronta, no, di qua è storta, quando è pronta totalmente da tutti i lati la vado a bloccare. Ora bloccata, scorro e senza mai lasciare, non le dovete mai lasciare, non le dovete mai lasciare, ricordatevelo. Con una mano blocco una, con una mano blocco l'altra. Pensate che stanno annegando, se le lasciate andare annegano. Fate quello che volete, purché non le abbandonate, nel momento del bisogno non le dovete abbandonare. C'era l'altra, non so, io le seguo, nel dubbio le faccio, io dopo le cancello. Ecco, questa mi è andata male, però questa è rimasta bloccata e posso fidarmi. Tac. Poi, chiaramente le posso completare in vari modi. No, io poi ormai ci ho preso la mano, quindi posso fare anche così. Stessa operazione va fatta dall'altra parte. Ci sono milioni di modi per allineare. Cosa abbiamo da allineato da questa parte? Abbiamo queste linee verticali, posso usare anche queste come linea di riferimento. Però sono un po' troppo, questa è un po' troppo piccola, quindi mi conviene sempre fare la principale, usare la principale come allineamento. Se non ho la squadratura, se ho la squadratura, amen, usate quella. Scusate, usate la riga più leggera. Dov'è la linea però? Ah, qua. Ok, l'ho visto. Essendo un foglio ruvido rende la cosa un po' più complicata. Vede, mi è scappata questa, ma siccome questa è ancorata tanto bene, si spera. Dove sta il puntino? Però non mi ricordo dove è il puntino. Qua. Io mi fido di questa linea che esce dal bordo. Ed è questa, abbiamo occhio, questa, ok,
Non vedo la linea, vedo il numero ma non la linea, mi devo fidare. E poi ci dovrebbe essere un'altra e non vedo dove, forse è questa, è quella da sbagliata. Ops, mi è scappata la linea. Cosa ho sbagliato? Forse questa. Sì, questa era. Ora li faccio. E quella non esiste. Ok. Quindi cancello questa. Completo le altre. Ai miei alunni si è spostata. Per ricordarlo, penso, dico, immaginate che questa è una barca, no? La base della barca e questa è la vela, e la vela ha la capacità di scorrere sulla barca. Basta dove mi serve, io faccio scorrere e sposto questa vela. E la vela deve scorrere perfettamente sulla base della mia barca. La fantasia dell'artista, questa è la vela, questa è la vela, questa è la barca. Vabbè, datemi qualche possibilità di aiutarvi, se mi criticate. Ultimo pezzettino, praticamente distante, eccolo qua, mamma mia, ho avuto 3 camicie per fare queste linee. Ok, abbiamo fatto le linee degli alberi, ora facile facile, prendetevi sul primo albero 3 centimetri, sulla prima linea che voi giustamente dite, dove è il primo albero? Ah no, aspetta, questa era la prima linea, mannaggia, ma la faccio così perché è orientativa. Ok, questa la cancello, che non c'è. Poi se vogliamo aggiungere un albero. Ok, mettiamo sulla prima linea, segniamo 3 centimetri e anche qui 3 centimetri, cioè da questo punto a questo punto 0 e 3, e congiungiamo col punto di fuga. Ok, adesso immaginiamo di fare degli alberi. Alberi, per farlo semplice, pensiamo a delle candele giganti e facciamo i pioppi, in sostanza un viale di pioppi. Questa linea a cosa mi è servita? Mi è servita perché vi ricordate che poco fa ho detto che l'occhio tende a farvi piegare gli alberi, non solo l'occhio, la matita. Quindi questo centro è fondamentale per realizzare l'anima dell'albero. Come possiamo fare? Se vi viene difficile fare subito il pioppo, fate 2 triangoli in un modo, 2 triangoli nell'altro, e poi fate la curva, una curva ad allargare verso il basso, e qua una punta, potete un pochino sforare se volete dalla linea, e poi qui un rettangolo dove alla base vi allargate un attimo. Quindi qui faccio i triangoli, poi li ammorbidisco e ho fatto la sagoma. Ricominciamo, ci allargheremo sempre di più man mano che ci avviciniamo, gli alberi diventano più grandi e la sagoma diventa sempre più rotonda, l'albero è più visibile. Stessa cosa vale per il tronco, però li faccio semplificati e poi facciamo così, è più carino. Di nuovo triangoli, se ho paura mi prendo la riga e faccio con la riga. Dopodiché faccio una bella curva, un'altra curva, stessa cosa, stavolta mi allargo e vado a fare i miei pioppi, rettangolo, e vado ad allargare la base.
continuo a fare questo ragionamento con l'ultimo. Effettivamente devo allargarmelo, che ci penso? Dovevo allargarmi. Il piappo si è appiccicato, e vabbè. Andiamo a fare così. Sì, se l'avessi messo qua, forse è meglio. Allontaniamolo. Fate 5,5. Eh sì, perché è come se fosse una costante. Perdonatemi. Non vedi che era giusta la misura. Quindi non 5. Infatti 5 era questa. Ah, ecco. Era questa 5 però. Allora era quell'altra la mia giusta. Pardon. Quindi questa è sbagliata. E ora ci siamo. Infatti, primo triangolo, secondo triangolo. Se volete stare più tranquilli, li fate toccare tra loro, così non vi verranno uno più grosso, uno più magro. Non succede niente, ripeto, non succede niente. Come sapete, notate questa cosa, eh? Io non faccio toccare col centro, ma prima vi faccio uno zoom. Non faccio toccare il bordo col centro, ma lascio un bel po' di spazio in maniera che il mio tronco è più largo. Viene bello largo. Ecco, abbiamo realizzato i primi fiocchi. Andiamo a farli anche dall'altra parte con lo stesso principio. Qua mi mancano le verticali. Prof, le verticali. Uno. E qua c'è un altro, non me la sono sognata. Questa non esiste. Ok. Questa non esiste. Questo è un pioppo. Non c'è la distanza di uno? È questo? Vabbè. Qua c'è un errore di riporto. Perché un mezzo, uno, invece ho fatto 1,5. No. Tutti quanti sbagliati. Alleluia. 2,5, 2, vabbè bro, mettiamo qua, mettiamolo qua, dovrebbe essere specchiato, ma è quello il problema. Correggiamo. Pioppo, triangolo, 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 rettangolo, curva, 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 di nuovo. Controllo 2. Niente, praticamente ragazzi, abbiate pietà di me, devo spostare tutto di mezzo. Se no, che facciamo per non correggere? Facciamo per non correggere. Niente, qua lo mettiamo a 2, lo lasciamo con mezzo punto in più, dai. Pazienza, facciamo un po' più di distacco, però almeno non devo correggere tutte le linee. È anche più credibile, dai. Quindi poi faccio sempre i rombi. Importante è la prospettiva. Niente, il giardiniere ha sbagliato a piantare l'albero. Ok. Allarghiamoci un pochino. Stessa cosa anche qua. Quindi questo 3,5 era giusto. Sì, questo. E poi c'era 5 che era qua, però poi noi che abbiamo fatto? L'abbiamo spostato. Perché lì è 3,5, poi 5 dovrebbe essere qua. Vabbè, cioè in teoria l'albero è qua. Se lo sposto così è di tanto. La cosa importante è che gli alberi, le loro punte, ipoteticamente, immaginando che il giardiniere li ha tagliati tutti contemporaneamente, no, che li ha fatti crescere con una regolarità e che quindi, giustamente, sono stati tutti piantati nello stesso periodo, hanno un'uguale crescita e quindi questa è la loro altezza in prospettiva. Poi anche qua andiamo a concludere con l'ultimo pioppo,
che lo possiamo mettere nel bordo del foglio. Ora guardate cosa faccio, ecco, invece di fare la linea continua faccio questa cosa segmentata. Questa serve, adesso che l'abbiamo capiti, a dare un aspetto un po' più realistico ai nostri pioppi, come se fossero delle fiamme che stanno bruciando. Ecco, può essere un modo per renderli un po' più realistici. Trasformando nel bordo. Anche in modo diverso, non per forza tutti identici. Ci permette di accennare quelle che sono poi le fronde di un albero. Anche dentro. Adesso io sto usando una matita un pochino pesante e per farvi vedere meglio nel video, però non esagerate, e soprattutto è un foglio ruvido, il che significa che la mina, cioè l'effetto su questo foglio è molto più forte rispetto al foglio liscio. Ho scelto questo perché erano finiti i fogli lisci, non per altro. E se dovessi scegliere, se la tecnica poi di colorazione è acquerello o tempera, per molti ritengono che il foglio ruvido sia più idoneo perché assorbe meglio tutto il colore rispetto a quello liscio. Ora cancelliamo tutte le linee di costruzione. La linea dietro gli alberi, in passato, io dipende, ragazzi, alcuni l'hanno lasciata, noi abbiamo inventato un muro dietro gli alberi, spesso l'abbiamo cancellata perché magari tu qua dietro invece fai un bellissimo discorso di montagne, quindi magari questa cosa non la vuoi vedere oppure io ho detto a volte l'ho trasformata in qualcos'altro, come se questo fosse una struttura, per esempio, e qua per esempio c'è una galleria, perché adesso qua noi possiamo fare anche un discorso, questo possiamo lasciarlo come se fosse un muro, dipende da quello che vogliamo fare dopo. Questo lo lascerei, questa linea che ci è servita per i tronchi, io la lascerei come se fosse, che so, se questa poi diventa una strada, questo potrebbe essere la pista ciclabile, per esempio, pedonale, a fianco alla strada, dipende da cosa facciamo qua al centro. E quindi, per esempio, possiamo fare, come dicevo prima, la cosa più semplice è la strada ferrata, cioè la ferrovia, no? I binari della ferrovia. Quindi qua davanti c'è una linea centrale, prendiamo 2 cm da una parte, dall'altro anche di più, facciamo di più che è più bello, 4 e 4, vediamo se si vede, no, ho preso 4 cm e 4 cm e li collego al punto di fuga. C'è un HB2, sempre stessa matita, però almeno è temperata, non perdere tempo. Un pochetto stortino, mi è venuto, mannaggia. Ecco, così si cancella in maniera veloce con la riga della matita, e non, se per esempio il tentativo era di non cancellare l'altra linea, ma non è detto che funzioni sempre.